siamo con la signora Sole, responsabile degli eventi del Parco Termale di Vaglio, e siamo qui oggi per annunciare una grande novità in relazione alle Terme Castello di Vaglio, ossia la nascita di un centro eventi proprio annesso alle terme, che ormai da decenni sono famose per le loro cure idropiniche ed inalatoria. Dicevamo, la grande novità è proprio l'inaugurazione del centro eventi. Il centro eventi cos'è? È la struttura proprio adiacente allo stabilimento termale, che ci dà la possibilità di sviluppare al meglio il nostro lavoro e valorizzare il più possibile questa struttura. Per eventi intendiamo un po' tutto, nel senso che rientriamo negli eventi a livello privato, cioè tutto quello che riguardano battesimi, comunioni, cresimi e matrimoni, a eventi aziendali, quindi abbiamo anche una sala meeting allestita proprio per fare anche corsi di formazione, dove si può fare una parte di formazione associata a tutto quello che riguarda quindi la ristorazione, quindi eventualmente anche cene di gala o ricevimenti aziendali anche di un certo livello. Questo è tutto ciò che riguarda il centro eventi. Noi vorremmo offrire un pacchetto completo alle persone che vengono da noi, sia come aziende sia come privati, nel senso che il nostro grande punto di forza è proprio l'organizzare l'evento, se vogliamo usare un termine comune, a chiave in mano, cioè dove diamo tutto, dove il cliente finale non deve impazzire nella ricerca dei dettagli, nella risoluzione dei problemi che ci sono, soprattutto nel privato, nel senso che magari l'azienda è un pochino più, ha una struttura più organizzata, l'organizzazione di eventi, invece il privato insomma dovrebbe correre a destra e a sinistra per organizzare tutto. Invece noi cerchiamo di dare un servizio completo, quindi tutto ciò che riguarda la sala e anche la ristorazione e tutto quello che ne consegue, quindi il discorso degli allestimenti floreali e tutto quello che viene preparazione particolare, insomma tutto quello che c'è bisogno per ottenere un risultato ottimo finale. Perfetto, abbiamo visto poc'anzi le sale, ci può dire qualche cosa di più, per esempio quante persone possono ospitare? Allora, le abbiamo distinte con dei nomi, ovviamente cercando di stare un po' in tema, quindi la sala più grande, che è la sala chiamata sala acqua, soprattutto per la sua caratteristica, cioè il fatto di avere l'acqua termale che sgorga direttamente in sala, quindi gli ospiti della sala possono tranquillamente usufruire dell'acqua termale direttamente dalla fonte. Ha una capienza di 350 persone. Dopodiché abbiamo le due sale un po' più piccole. Una è la sala aria, che è quella dove possiamo fare ricevimenti o eventualmente gruppi di lavoro, perché è una sala che si presta un po' a diverse necessità. E poi c'è la sala che usiamo per i meeting, che è la sala terra, che è quella strutturata principalmente quindi per fare i meeting, e ha una capienza di circa 120 posti a sedere. E quindi poi la possibilità di offrire, come dicevamo, un pacchetto completo al nostro ospite, anche grazie alla vicinanza del Bed and Breakfast Villa Giulia, che è inserito all'interno del contesto delle terme, essendo di proprietà della famiglia Berardi, e l'immediata vicinanza del Lago di Garda, qui siamo a due minuti da Salò. Cosa ci può raccontare? È verissimo, siamo proprio a due minuti da Salò, di conseguenza anche le persone che dovessero soggiornare a Salò hanno facilità a raggiungerci. Noi abbiamo delle convenzioni con degli alberghi della zona e quindi c'è questa sinergia di lavoro, se così si può definire, dove le persone possono tranquillamente spostarsi da Vaglio a Salò o altri paesini limitrofi e usufruire delle bellezze del lago associate al, insomma, a tutto quello che è il discorso termale, quindi cure termali, ed anche il parco, che comunque può ospitare un pomeriggio in famiglia con gli amici.